Per i ragazzi di oggi, nati e cresciuti con la globalizzazione, parlare di nazioni diverse dalla loro, di esperienze e di culture differenti, non ha lo stesso significato che aveva 30 anni fa. Loro spesso si sentono cittadini del mondo, curiosi di conoscere, affamati di nuove esperienze con coetanei che vivono a migliaia di chilometri di distanza. E il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, denominato Erasmus Plus, fa proprio il caso loro. In particolare, gli alunni del liceo artistico Domenico Colao di Vibo Valentia hanno partecipato al progetto Erasmus Plus K2, Art and Space in the City, che prevedeva ben 5 tappe internazionali e la collaborazione di scuole finlandesi, francesi, tedesche, greche e italiane, e che si è concluso con un vero e proprio festival della cultura europea che ha aperto i battenti presso Palazzo Gagliardi. Il progetto consisteva nel lavorare sull'arte e sugli spazi delle nostre città europee. Ciascun partner è stato indicato di selezionare e analizzare diversi spazi all'interno e intorno alla propria scuola e di creare opere da mostrare negli altri 4 paesi durante la mostra finale. Gli alunni del liceo artistico Colao hanno collaborato soprattutto con i colleghi francesi dell'Île-de-France e i finlandesi di Loima, assaporando una realtà del tutto diversa dalla nostra, sia dal punto ambientale che contestuale. Le migliori opere, scaturite dalle menti di tutti gli alunni del liceo artistico, sono state selezionate ed esposte a Palazzo Gagliardi, proprio come avveniva fino a qualche anno fa con il premio internazionale Lime, a disposizione di chi vorrà ammirarle.